libro di oggi ci parla di guide cieche, ci parla di occhi incapaci di vedere, ci parla di alberi che non portano frutto. Gesù aveva proclamato le beatitudini e nel suo insegnamento diventa come il maestro che cerca di tradurre gli insegnamenti nella vita concreta. E innanzitutto ci dice che abbiamo bisogno di guide vere, autentiche per poter guidare gli altri e si diventa guide solo se si sta insieme con lui. Si può correre il rischio non solo di non saper guidare, ma di correre il rischio di cadere nell'assurdo di avere occhi di lince per poter vedere i difetti degli altri e occhi di talpe cieche, incapace di vedere i propri. È un po' il cammino di tanti di noi, purtroppo. Genitori che sono incapaci di essere guide, sacerdoti incapaci di guidare le proprie comunità perché entrambi vivono lontano, ecco, dal Signore. Diventiamo soltanto capaci di critiche, capaci di elencare i difetti degli altri. Il Vangelo ci dice che è il cuore, il centro della vita dell'uomo. Il cuore è il luogo delle scelte, non soltanto dei sentimenti. Un cuore che ha scelto Gesù fino in fondo diventa la radice di una vita capace di portare frutto.